La Tana di Mister X vi presenta un classico che sicuramente voi conoscerete o altro, è del Game Boy Advance, che ho avuto la fortuna di reperire al GameStop. Premetto, nel GameStop al giorno d'oggi i titoli dell'Advance sono piuttosto rari. E un giorno, girando assieme a Chiara, ho trovato questo titolo che sicuramente voi conoscerete. Super Mario Advance, il primo della serie Super Mario Advance, che comprende appunto lo storico Super Mario Bros. 2, con al suo interno il remake del primissimo Mario Bros., che, di cui, voi lo sapete già, vi avevo realizzato il gameplay, avevo messo anche il link sottostante e avevo messo anche il ritrovamento storico nella cantina del Mario Bros. Dell'Atari. Comunque, per chi non lo sapesse, il Super Mario Bros. 2 è, diciamo, la versione americana. Perché? La versione americana all'inizio prevedeva che il Super Mario Bros. 2 fosse un platform molto simile al primo Super Mario Bros., il che, avendo dei livelli veramente complessi, molto difficili, e inoltre aveva anche la possibilità di utilizzare Mario e Luigi, che avevano appunto delle caratteristiche diverse, perché Mario bene o male era, come posso dire, aveva dei salti limitati ed era, vabbè, molto veloce. Vabbè, questa è una caratteristica positiva. Poi invece si poteva utilizzare Luigi, e Luigi aveva questa caratteristica, salti molto elevati e lentezza, e inoltre non frenava molto quando c'era da rallentare, e più spesso si veniva giù nei dirupi. Comunque, piccola parentesi, non c'entra niente. E poi, negli anni 90 è stato ripubblicato Super Mario All-Star, dove al suo interno si poteva trovare Super Mario Bros. 2 del NES a modi remake, rieditato a modi remake, e The Lost Level, che sarebbe il classico Super Mario Bros. 2 giapponese. Comunque, chiusa parentesi. Super Mario Advance è appunto una riedizione del Super Mario All-Stars Bros. 2, del Super Mario All-Star, dove l'avventura prevedeva l'utilizzo Super Mario, Luigi, Toad e la principessa. Quindi è il primo Super Mario Bros. Dove si poteva utilizzare la principessa Peach, e aveva la capacità di volare anche come personaggio. Mentre Toad aveva dei salti molto limitati e non mi piaceva come personaggio. Luigi manteneva le caratteristiche che vi ho spiegato in precedenza: lentezza, salti elevati e scarsa capacità di frenare. Mentre Super Mario è sempre il personaggio che ho preferito utilizzare comunque. Adesso vi mostro il contenuto. Vabbè, abbiamo il libretto, vedete, usato del GameStop. I libretti, ripeto, di un tempo erano veramente molto simpatici e veramente, ecco, purtroppo questo era già in bianco e nero, purtroppo, però vi spiegava tutto, tutti i comandi, veniva spiegato tutto, come anche che si poteva collegare per giocare assieme, cioè tutti gli oggetti, cioè era veramente, i libretti di una volta, ragazzi, erano veramente molto simpatici. Comunque, purtroppo, stiamo sul fatto dei libretti, spiegazioni, stiamo finendo molto in basso, perché, ripeto, anche le scatole, ho sempre preferito quelle di una volta. Forse io sarò veramente legato al passato, però, ragazzi, forse al tempo avevano più cura nella selezione, nella realizzazione dei libretti e tanto altro, insomma. Comunque, ragazzi, questo è il libretto. Super Mario Advance. Adesso vi mostro la cassettina. Forse potete sentire anche nella mia voce la nostalgia dei tempi che furono. Questa è la cassettina Super Mario Advance. E parlando appunto del Mario Bros., anche qui è stato fatto come remake, che appare come per la prima volta come remake su console portatile Advance. Ovviamente non sto lì a soffermarmi sul Mario Bros., perché ho già detto tutto quello che c'era nei video precedenti. Nel gameplay poi avrete visto anche che è composto da 100 livelli, si può giocare in due, e l'obiettivo è quello di saltare sotto le piattaforme per far cadere i nemici e poi chiaramente andare addosso per colpirli. Che dire, è stata veramente una botta di fortuna reperire questo gioco storico,
e speriamo anche di trovare gli altri titoli, come ovvero il Super Mario Advance 2 e Super Mario Advance 4. Ovviamente io possiedo il Super Mario Advance 3, che è quello dello Yoshi Island, quello è un altro capitolo stupendo. Speriamo di trovare Super Mario Advance 2, che è quello del Bros 3, se Super Mario Bros 3, se non ricordo male, e Super Mario Advance 4, che è il Super Mario World. Ovviamente tutti a mo' di remake, molto simili alla versione Super Mario All-Star. Detto questo, ragazzi, vi saluto, vabbè, il video breve perché, ripeto, per questi giochi non è che bisogna soffermarsi ore e ore, però, ripeto, sono dei video che realizzo per passione. E ormai penso che mi conoscete anche voi. Perfetto, questo è Super Mario Advance. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti e buona giornata.